Credo che oggi è importante, lo voglio sottolineare, per questo sono qua. Io penso che il Catania da oggi cambia obiettivo, perché è inutile nascondersi. A 13 giornate dalla fine, con 39 punti in classifica, dobbiamo a noi stessi, ai nostri tifosi, alla gente di Catania, a tutta la città, dobbiamo cambiare obiettivo e puntare veramente al stare attaccati a questo treno dei sogni che è l'Europa League. E abbiamo oggi, da oggi, credo, l'obbligo di farlo. Lo faremo sempre al modo nostro, con grande tranquillità, spensieratezza, col lavoro, col sacrificio, però credo che oggi il Catania deve puntare a un obiettivo diverso, perché, ripeto, mancano 13 giornate e dobbiamo ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto finora. Hanno fatto un campionato strepitoso, perché credo che mai si era verificato questo risultato a metà febbraio, 39 punti in classifica, credo, io non me li ricordo mai. Quindi da oggi, con serenità, cambiamo obiettivo e puntiamo a questo sogno che, se si dovesse realizzare, è veramente una cosa di fantastico. Il record della Catania, salvarsi 13 giornate dalla fine del campionato, è probabilmente la prima volta che sentiamo dire che l'Europa diventa un obiettivo della sua società. È la prima volta, me lo dicono i numeri, per cui, ripeto, se analizziamo queste 25 partite, credo che i punti sono tutti strameritati. Credo che anche ci manchi qualcosina, e l'avete visto tutti come è andato il campionato, quello che abbiamo subito, e quindi non possiamo nasconderci. Ripeto, lo dobbiamo a noi stessi e alla gente, ai nostri tifosi, sono meravigliosi. Dobbiamo, per forza di cose, puntare e guardare oltre. Presidente, sbaglio o la vedo veramente emozionata? No. È emozionante vedervi, perché da tanto tempo che non vi vedevo, per cui vedervi voi è un'emozione. Però, ripeto, a parte questo, è un momento, credo, nel nostro piccolo, storico, per cui l'emozione c'è, è inutile nasconderla, perché, ripeto, è difficile spiegarlo, però è così. Senta, Presidente, il fatto che oggi lei sia qui a dirci che l'obiettivo del Catania cambia, dovuto anche al fatto che lei ha avuto modo anche di tastare la mente dei giocatori, cioè si è reso conto che veramente questi ragazzi, lei che li vede tutti i giorni, sono anche loro convinti di poter andare oltre l'obiettivo della salvezza? Avete visto tutto, ormai credo che li conoscete tutti, i giocatori. Avete visto con quale serenità, con quale forza oggi si è affrontata la partita, un avversario molto difficile, complicato. Oggi il Catania ha giocato da grande squadra, cioè non era facile, e questo mi convince che noi possiamo ambire a qualcosa di più, perché, ripeto, non sono partite semplici quella come oggi. Catania è stato assolutamente tranquillo, ha aspettato il momento giusto per colpire, poi si è difeso bene. Ripeto, questo dimostra che questa squadra ha la mentalità giusta e poter puntare in alto, quindi questo mi convince. Presidente, ci pensa che qualche tempo fa lei disse che entro 5 anni il Catania avrebbe puntato all'Europa, ed eccoci qua? Sì, l'ho detto, me lo ricordo perfettamente, diciamo che l'ho detto in quel momento, anche perché eravamo in una situazione un po' particolare. Però, ripeto, abbiamo lavorato in questi anni passo dopo passo. Credo che questa società ha dimostrato di poter stare in Serie A e di poter raggiungere anche degli obiettivi diversi di una semplice salvezza, ma questo, ripeto, attraverso il lavoro di ogni giorno e attraverso la programmazione, quella che è sempre stata fatta. Ripeto, merito di tutti, ma non ci scordiamo che il merito principale è sempre dei giocatori, perché sono loro che vanno in campo e sono loro che poi fanno i risultati della domenica. No, le chiedo, a proposito di questa vittoria, ma anche delle precedenti, sono vinte partite nonostante assenze importanti, pesanti, di presunti titolari, di chi comunque ha disputato più partite di altri. Quanto conta vincere di gruppo, e soprattutto se spende anche una parola per Maradona, che era arrivato quasi illustre e sconosciuto, invece non solo ha ripercorso, diciamo, l'etappa del passato, ma ha dato sicuramente qualcosa in più al lavoro di tutti noi. Ma Maradona, come tutti gli allenatori del Catania, danno sempre qualcosa, però ricordiamoci che qua c'è una struttura tecnica che vale. Non a caso ognuno di loro poi riesce alla fine a fare bene. È chiaro che l'allenatore ci ha messo del suo, ci sta mettendo del suo, sta dimostrando di poter fare bene la Serie A,
e sta dimostrando che noi non ci eravamo sbagliati nel momento in cui l'avevamo scelto fra un po' di scetticismo generale che c'era. È una persona molto umile, capace, si è integrato perfettamente nel nostro gruppo, nel nostro tessuto, a piccoli passi sta facendo apprezzare, e noi possiamo soltanto che essere contenti che ciò sia accaduto.